benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Carlotta e oggi volevo mostrarvi 7 idee outfit per la settimana. Era un sacco di tempo che non giravo e non avevo voglia di girare questa tipologia di video perché, come sappiamo tutti, eravamo praticamente chiusi in casa. Ma tra poco, se Dio vuole, la maggior parte dell'Italia diventerà zona gialla, sono felicissima e spero che a breve torneremo a vivere un pochino la normalità. Quindi ho deciso di girare questo video perché avevo troppo voglia, sono super carica. Fatemi sapere con un like se anche a voi questa tipologia di video vi piace e direi di cominciare subito. Ricordatevi anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché siamo arrivati quasi a 10.000 iscritti, grazie tantissimo. Ma ora cominciamo davvero subito con il video. Eccoci qua, allora il primo outfit, quello che vi ho mostrato nell'intro, è super semplice, ho preso ispirazione da Pinterest. Sotto abbiamo un top smanicato, uno shorts in jeans che è di Zara, mentre il blazer beige e gli stivali sono entrambi di Shein. Trovo che sia un outfit super carino, un po' cowboy girl, così con questo stivale, con lo shorts. Però, dato che da me fa ancora abbastanza freddo in primavera, devo dire che secondo me ci sta da Dio anche lo stivale su questo outfit. Ma fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti. E a fine video ricordatevi di scrivermi quali sono stati le vostre idee outfit preferite. Credo di averlo detto in maniera totalmente sgrammaticata, ma passiamo al prossimo outfit. Secondo outfit, molto nel mio stile questo, che pantaloncino in pelle e cardigan sopra. Sono entrambi di Zara, ma non credo che siano disponibili. In ogni caso cercherò magari di lasciarvi qualche alternativa qua sotto. Trovo che sia un outfit super versatile, sia da giorno che in realtà anche la sera. Soprattutto potete abbinarci anche un bel paio di calze che secondo me ci stanno molto bene rispetto all'outfit di prima, dove non le metterei, perché l'ho utilizzato più volte con le calze quando faceva più freddo, mentre adesso spero di abbronzarmi un attimo. Terzo outfit, anche qua non vi nego che ho preso spunto da Pinterest, infatti come vedrete non rientra nei miei soliti outfit, ma sto cercando di sperimentare. Abbiamo un blazer bianco con un top uguale, quindi anche lui bianco, abbinato ad un jeans che va giù molto largo, quindi a zampa, molto strappato, e ai piedi, anziché mettere il salto anfibio, ho deciso di mettere le Vans, le platform, spero che si vedano. E devo dire che in maniera totalmente straordinaria mi piace questo abbinamento. Abbinato magari anche così, ma con un pantalone nero e un tacco, sarebbero top anche per uscire, cioè mi piace davvero tanto. Il cinturone è di Shein, i pantaloni di Mandy, questi sono, il blazer è di Clamstor, mentre il top è sempre di Shein, ma l'ho preso l'anno scorso, quindi questo è il terzo outfit. Per il quarto outfit non poteva mancare un vestitino a fiori. Io sinceramente lo amo, trovo che sia un modello fantastico e, come vi ho detto anche in altri video, adoro l'accostamento di qualcosa di così femminile, così svolazzoso, femminile, in contrasto con sempre i miei adorati anfibi che gli danno quel tocco strong, quindi appunto femminilità e punk dall'altra parte, io adoro alla follia. Sopra abbiamo questo blazer, giacca blazer, che è di Shein e tra l'altro potete chiuderla e diventa un vestito. Quindi se uscite la mattina potete uscire così, il pomeriggio togliete questo e la sera, oh madonna, se non volete tornare a casa, tac, allacciate tutto il vostro blazer e poi diventa un abito blazer così e potete anche metterci un tacco. Quindi adoro, se volete tornare a casa e non tornare mai più, questo è l'outfit che fa per voi. Ah, non ve l'ho detto, l'abito invece è di Mandy, ma comunque avete appunto tutti i link qua sotto. Eccoci arrivate al quinto outfit, quindi in pratica venerdì e anche se è primavera concedetemi un total black. Adoro, il vestito è di Shein e anche la cintura, questa è la cintura che si lega dietro, cioè che dietro all'incrocio così, io la amo, dà un tocco mega aggressivo al look.
ho deciso di abbinare un paio di décolleté nere in vernice semplicissime, sono vecchissime ragazzi, sono di Marcellis, ma è uguale, cioè una décolleté in vernice vale l'altra, basta che siate comode. E adoro questo look, non vedo l'ora di metterlo per andare al bar, vi giuro, mi piace un sacco, non l'avevo mai provato con le décolleté. Di solito il camicione lo abbino agli anfibi, agli zatteroni, ma le décolleté così classiche. Lo so, mi piace un sacco, fatemi sapere anche cosa ne pensate voi e andiamo al sesto outfit, quindi a sabato sera. Spero di starci nell'inquadratura perché siamo arrivati a sabato sera, io sabato sera cascasse il mondo zatteroni. Mi ho risparmiato l'abito in paillette solo perché penso che le discoteche non siano aperte all'inizio, quindi vabbè, mi adatterò a non mettere le paillette di sabato. Sotto ho questo vestito super semplice di Zara, chiuso con questa cinturina che è di Shein. Pagata una cavolata, l'ho presa sia argento che oro e trovo che si abbini veramente a tutti gli outfit per il weekend. Ma non solo. E sopra ho questa giacchettina di Stradivarius, super semplice. È un outfit abbastanza colorato per i miei standard, perché questo fucsia è un po' importante, però trovo che per il sabato sera ci stia. E sotto, come vi dicevo, ho i miei amati zatteroni che quando dovrò buttarli piangerò per sempre più o meno. Non so se li troverò mai uguali, ma se dovessi trovarli ne comprerei due paia per essere sicura di averli più o meno per tutta la mia vita. Comunque, questo è l'outfit per il sabato sera. Eccoci qua, siamo arrivati all'ultimo outfit. Siamo a domenica, quindi qualcosa di easy, di comodo per uscire. Quindi ho scelto questa maglia a maniche lunghe, con gli incroci sul davanti che lasciano un po' poco spazio all'immaginazione, ma se volete potete stringere un pochino di più l'incrocio così si vede un pochino meno, però devo dire che a me non dispiace neanche così. Sotto ho una gonnellina super semplice nera con le bretelle, adoro questo stile, entrambe le cose sono di Mandy, che se non l'avete visto già nei miei video oggi l'avete visto già mille volte, ma lo amo, è un brand che ha uno stile tutto suo, un pochino punk, così adoro tantissimo. E devo dire che questo outfit lo trovo super adatto a una domenica molto easy. E niente, questo era tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle idee come realizzare questo video, come lo vorreste vedere, magari preferite che io non parli in questa tipologia di video, che metta una musica di sottofondo e basta. In ogni caso fatemelo sapere qua sotto e fatemi sapere anche qual è il vostro outfit preferito dei sette che vi ho proposto. Io li amo tutti, ovviamente li ho scelti io, quindi non saprei scegliere, cioè questa volta proprio non saprei dirvi, mi piacciono tutti e ognuno per un motivo diverso. Quindi io vi aspetto mercoledì prossimo per un video bomba e su Instagram per avere altre idee outfit un po' più giornaliere, consigli per lo shopping, tutte queste cose le pubblico praticamente tutti i giorni, quindi vi aspetto anche là e adesso vi saluto per davvero.